È una figata sto posto, a me piace, l'ospitality in 3, no, CRG. Stavo dicendo 3. CRG, stavo dicendo intruppami, invece ho detto CRG. Siamo con Jonathan Tonon, che nell'ultima mancia ha sperimentato qualcosa, cosa hai combinato, non si può niente. Però caspita, hai la velocità per piazzare la zampata, mi sembra di aver visto. A me mi serve di vedere il foglio, perché oggi ho vinto una manche. Sono partito terzo ogni gara e l'ultima ho finito penso ottavo. Stamattina ho fatto il primo tempo, ieri è successa una cosa dentro la manche, un problema tecnico, mi sono fermato, quindi ce la vedrei punti per domani. Potresti dare davvero grande spettacolo domani, ci hai abituato a delle rimonte incredibili in questa gara. Da Super National 2008 ho perso l'ultima manche, problema tecnico, ho vinto le due altre. Penso che quest'anno sicuramente c'è un po' di gente veloce come al solito, sono gli stessi, si guarda il mondiale, si guarda il nome che c'è avanti, o anche l'europeo, sono sempre gli stessi. In più c'è un americano o due, quindi è ancora più bello. Dopo c'è da vedere domani, da provare qualcosa sicuramente domani mattina ancora, per mettere tutto a posto per la finale, che è 25 giri. Infatti, ma chi ti ha impressionato a livello, per quanto riguarda i piloti di Formula 1? Sì, io a parlare però, a parole. No, per quanto riguarda i piloti di Formula 1, Buemina, signor Piquet, Schumacher. Schumacher, non a livello di guida, a livello che è il mio favorito da quando era bambino, 8 anni. Anche il 95 c'era la televisione, mi ha chiesto che cosa mi piace di più è Michael Schumacher. E adesso correre insieme a lui, che effetto ti fa? Dopo non è che giriamo tutti insieme, quindi non si può guardare altri a girare Schumacher, Buemia. Penso che quello che è più impressionante alla fine è Schumacher, perché c'è fotografi, c'è tutti là intorno. Se no sulla pista diciamo che siamo tutti veloci.